Mi sembra di far parte del salotto privato di Torbacca. C'è un mondo esterno e noi ci confessiamo, ci comunichiamo, ci trasmettiamo le nostre convinzioni. E beh, però da quel salotto sono uscite comunque delle conquiste sul lungo periodo. Anche 200 anni. Per carità, però da qualche parte bisogna pure iniziare, no? Da questo punto di vista, quindi... Senta, ma è un mondo così da pensare, dico un po' tutti, ma ancora oggi la donna è più propensa a credere nei superstizioni rispetto all'uomo? Cioè, rispetto a prima penso di no. Cioè, è sì più propensa, però... Beh, come c'è stata una diminuzione proporzionale dei miracoli rispetto al crescimento della scienza, penso che anche a livello del pubblico femminile sia questo, anche se le grandi mistiche o le grandi figure di personaggi assolutamente in base al divino sono prettamente femminili. Perché molto probabilmente, non so la spiegazione biologica o fisiologica, però molto probabilmente è un fatto proprio di educazione, di cultura, più sociale, non è fisiologico. C'è un, posso permettermi di inserire con un commento statistico, è proprio anche dimostrato questo fatto, nel senso che basta andare davanti alla chiesa per contare quanti uomini e quante donne, insomma, si vede. Cioè è una cosa complicata, perché la mia teoria è che l'ateismo si diffonde sostanzialmente per tre ragioni: bisogna avere una certa cultura, un certo benessere, diciamo, economico che ti permette di non pensare alla mera sopravvivenza, e una certa libertà di espressione per esprimerlo. Se in passato l'ateismo era diffuso solo appunto in certi contesti, cioè Dolbach racchiudeva in sé queste tre caratteristiche, però all'epoca di Dolbach quante persone potevano possedere queste caratteristiche? Nel momento in cui questa situazione si è, non dico diventata di massa, ma comunque una condizione abbastanza diffusa, l'ateismo si è diffuso. La donna non ovunque può disporre di queste caratteristiche, cioè parliamo di cultura, ancora oggi in molte parti del mondo, forse anche in Italia, svantaggiata dal punto di vista della cultura, dal punto di vista del benessere economico c'è un gap che riconoscono praticamente tutti gli indicatori, dal punto di vista della libertà di espressione spesso la donna all'interno stesso della famiglia non può esprimere le proprie opinioni. Laddove andiamo a prendere questi studi che vengono fatti periodicamente di 10 anni, tipo l'European Value Survey, notiamo che il... Stati come la Scandinavia, dove queste differenze di appunto, cultura, libertà di espressione, benessere economico sono molto ridotte tra uomini e donne, il differenziale di persone che si dichiarano atee tra uomini e donne è molto ridotto. Laddove siamo in Italia, dove purtroppo la situazione è un po' peggiore, vediamo che laddove c'è una donna che si dichiara atea, ci sono almeno due uomini o due e mezzo che fanno altrettanto, quindi c'è ancora questo differenziale. Certo, sta anche a, diciamo così, sia a chi si impegna per cambiare la situazione sociale, sia diciamo, anche le donne per, diciamo così, reclamare i propri giusti diritti, far cambiare la situazione. Mi permetto di aggiungere che la presidente dell'Organizzazione Mondiale in cui si raggruppano le associazioni atee, secolariste, eccetera, è una donna, quindi da questo punto di vista, diciamo così, la nostra parte l'abbiamo sicuramente fatta. C'è anche un'altra cosa da dire: presso la Casa Internazionale della Donna c'è un'associazione che si chiama, di donne, che si chiama Novat, che è stata attivissima, non so se avete visto, sì, proprio contro, nel campo del... Alla Casa delle Donne venerdì, faccio il spot, sì, venerdì certo, prossimo certo, presenteremo certo, le due sindoni, diciamo così, i due falsi del falso, sì, si verranno presentate con i due rispettivi creatori, cioè Garlaschelli e Pesce Delfino, verranno presentate alla Casa delle Donne. Allora posso fare un altro annuncio, già che ci siamo. Sì, alla Casa delle Donne il prossimo venerdì si fa anche una particolare festa di sostegno per il primo giornale più noto a Roma, il Paese delle Donne, che con le leggi sulle libreria sta andando, praticamente sta chiudendo, infatti c'è solo online.
Sì, questo è un problema. Questo è un grossissimo problema. Sono quintuplicate le tariffe postali, lo sappiamo, certo, anche noi. Certo, certo. Infatti è rimasto solo online e quello era un punto di riferimento piuttosto importante. Questo si ritorna un po' all'epoca di Dolbach, sì, in cui appunto poi i suoi libri potevano essere comprati solo da una certa parte della popolazione molto ristretta, perché la cultura diventava accessibile solo avendo... A questo proposito dell'editoria, anche fino a... io mi ricordo che mio padre aveva, era dell'11, pur non essendo ateo, però insomma, era uno scettico, diciamo così, un vecchio liberale, laico, e lui aveva, e ho tuttora dei libri editi durante la sua vita, durante la sua gente, di Renato Fuscini. Mio padre è in Toscana, e Renato Fuscini era ben conosciuto in Toscana, c'era stato uno sviluppo editoriale anche interessante, e lui era, come sapete, fortemente, direi praticamente ateo, un deismo quasi ateo, diciamo, e poi soprattutto era un violentissimo anticlericale. E tempo fa, qualche anno fa, ho cercato delle edizioni nuove, non c'è più nulla di Renato Fuscini, e soprattutto i pensieri, dove la critica al clericalismo e alla Chiesa era violentissima, dalla famosa battuta, dice, o Renato, dice, com'è che ci sono meno santi? Dice, non ci sono meno santi, ci sono meno minchioni. E queste erano... Beh, certo, erano un po' forti, però voglio dire, c'erano, si trovavano, e si trovano molto meno ora di quanto ci trovassero 50 anni, 60 anni fa. Ma ci stiamo tornando indietro. Beh, forse capita più che altro da noi. Sì, sì, no, infatti. Il fenomeno del mio antisema è stato un... veramente era presentato un boom editoriale, cioè parlavamo prima di un Fre, quante copie ha venduto un Fre, un opposito, cioè 300-400 mila copie in Francia della sua teologia, e quindi ci sono scappati all'estero. Tra l'altro, con Fre, parlando dei vari atei passati, la cronomina è sfuggita tra i vari in mente. Almeno da lui si aspettava una trattazione un po' più. Ma forse è il solito discorso, cioè se Dolbach è poco conosciuto, le storie dell'ateismo, dell'incredulità di quello, perché anche Minuar non è che ne parla tantissimo di Dolbach, che insomma è quello che lo sto, ed è tra l'altro francese, quindi avrebbe meno problemi ad accedere al materiale. Se le storie dell'incredulità non parlano di Dolbach, poi chi viene dietro, anziché andare a cercare le fonti, questo fa. Tutte le storie dell'ateismo, per fare un esempio, non parlano assolutamente né dell'ateismo indiano né dell'ateismo cinese, che pure sono parlano pochissimo di quello greco, anche se un Fre l'ha fatto, e non parlano di quello indiano e di quello cinese, che pure ci sono, cioè hanno una storia di 3.000 anni, insomma, quello indiano. Questa è la situazione, c'è bisogno di lavorare. Va bene, se non ci sono altre domande, chiudo qua la serata. Ringrazio la nostra relatrice per questa splendida presentazione del pensiero di Dolbach, che appunto è ben poco conosciuto purtroppo al nostro cioè, mondo culturale italiano, quindi potrebbe avere un luminoso futuro appunto, in quanto unica esperta a questo punto a livello mondiale. All'inizio avevo detto a livello italiano, ma a questo punto dico a livello mondiale del pensiero di Dolbach, invitandovi nuovamente alla conferenza, alla presentazione appunto delle due singoli di prossimo. Vi saluto e vi auguro buona serata.